Dopo 5 anni è importantissimo essere ancora qui a, non solo a chiedere verità e giustizia, ma a fare anche un bilancio di questi 5 anni. Davanti a questo cancello si è consumata una tragedia familiare, personale e comunitaria incredibile, ma è vero anche che da questo sono partite tantissime iniziative che stanno anche costruendo sul territorio ciò che mancava prima, ciò che doveva essere abbattuto, la cultura di mafia, la cultura di 'ndrangheta, quella merda che sta distruggendo e sta macchiando tutte le nostre terre. Quindi finalmente forse sta prendendo dei colpi duri. Le persone, tutti i cittadini stanno prendendo coscienza che è necessario dover scegliere da che parte stare. Questo sit-in è fatto da persone comuni, associazioni, forze dell'ordine, forze governative, non per manifestare l'uno contro l'altro, ma per manifestare tutti insieme e per sinergizzare le nostre forze per contrastare la cultura di 'ndrangheta che ci ha portato purtroppo a tante lacrime e tanti dolori. Si immagini come può sentire una mamma che vede sparire la propria figlia e non sapere nulla, perché dopo 5 anni ancora non si sa nulla. Maria non si può dimenticare quel sorriso meraviglioso. Maria è unica, sia come figlia, come madre, come amica, come lavoratrice, che ha commesso questo crimine, che si mettesse una mano sulla coscienza, sul cuore, perché potrebbe capitare anche a uno di loro. Non gliel'auguro, per carità, perché uno non augura il male a nessuno, però se sanno qualcosa, se hanno visto, e hanno visto e sanno, perlomeno che dicono dove è Maria, che lo dicano così i figli sanno dove pensarla, ecco, eppure io. Che possa riposare in pace. Esatto. Ma se qualcuno vuole bene a questa terra, perché bisogna cercare di fare un passo in più. C'è una rinascita, prendo questa parola perché in questo territorio è molto importante, c'è una rinascita in questa terra e la rinascita deve essere alimentata anche da ognuno di noi. E chissà parli perché si faccia giustizia e verità su Maria, chissà parli perché questa terra deve essere libera da cultura mafiosa, da cultura di 'ndrangheta, dall''ndrangheta stessa, per chi vuole bene a questa terra, per chi si sente davvero cittadino con la C maiuscola di questa terra. Dalla storia di Maria Kingdom siamo riusciti a coinvolgere tante associazioni, tanti cittadini. Dalla richiesta di verità e giustizia passa anche la rinascita di questo territorio. Oggi l'Imbadi è presente con il sindaco, con i cittadini, con le associazioni. È importante che ci sia una contronarrazione di questo territorio per dire che l'Imbadi non è solo Mancuso, ma è tanta gente per bene, la stragrande maggioranza per bene che vuole il riscatto di questo territorio, anche attraverso la storia di Maria Kingdom. Storia purtroppo atroce, simile ad altre, perché la subcultura dell''ndrangheta colpisce al cuore donne, uomini e intere comunità. Oggi eravamo tutti insieme, servitori dello Stato, forze dell'ordine, istituzioni ecclesiastiche e anche il governo che io oggi ho rappresentato qui. Dobbiamo continuare a cercare la verità. La magistratura e i procuratori sono assolutamente impegnati su questo caso e in più oggi anche con l'interlocuzione della nuova prefetta Lulli, che si è insediata da poco, abbiamo già detto che è necessario approfondire la possibilità che le figlie e i familiari di Maria Kingdom possano diventare familiari vittime di mafia. Quindi questa è una cosa che dobbiamo a loro, perché lo Stato c'è e in tante forme può essere vicino alle comunità così duramente colpite e soprattutto ai familiari.